Luciano Zauri intanto inizia questa grande esperienza, questa avventura da allenatore della prima squadra. Le prime sensazioni? Ma grande emozione, era un obiettivo che avevo in testa, raggiungibile, non sapevo in quanto tempo, ma ce l'avevo ben messo in testa. È successo abbastanza velocemente, quindi sono molto contento di questa opportunità, spero di giocarmi alla grande, ce la metterò tutta insieme al mio staff, quindi grande emozione ma grande consapevolezza di voler fare un buon campionato. Risultati, bel gioco, questo è un po' l'argomento degli ultimi tempi a livello nazionale, a livello locale. Presidente Sebastiani spesso ha pungolato anche Pillon, cosa le ha chiesto da questo punto di vista? Beh, credo che sia un po' tutti quello che vogliono tutti, appunto, di voler giocare a calcio bene, di voler imporre il proprio gioco. È chiaro, è quello che proveremo a fare anche noi. Ci piacerà appunto fare bel gioco, appunto lì va appunto la richiesta, la volontà di voler prendere giocatori che lo sanno fare, anche per caratteristiche, dove è chiaro, chiedere qualcosa ad un giocatore che non ne ha non si può ottenere. Quindi c'è la voglia di portare qui gente che sa giocare a calcio, che ha voglia di rimettersi in gioco, quindi abbiamo questa idea di portare appunto caratteristiche positive alla squadra. Che modelli ha Luciano Zauri? Ma per quanto riguarda gli allenatori, un po' ce lo siamo detti prima, tanti allenatori che hanno sempre privilegiato l'aspetto del gioco. È chiaro che poi i risultati contano e sono determinanti appunto per far sì che le cose poi funzionino, però sicuramente i modelli sono appunto, senza fare nomi, però comunque giocare a calcio con delle buone idee, non per forza ossessive di voler fare chissà quale possesso palle eccetera, un gioco che funzioni e che sia funzionale appunto ai giocatori che avremo. Lo seguirà sul modello del 4-3 che è stato anche di Zeman e di Pillon magari della sua primavera, oppure non ha preclusioni a livello di stile di gioco? Ma no, in questo momento appunto dove stiamo cercando dei giocatori offensivi non possiamo fare nessun tipo di discorso di sistema di gioco. Come dicevo prima, sicuramente caratteristiche offensive quelle sì, quindi sicuramente è una squadra che vorrà andare in avanti, vorrà andare nella metà campo dell'avversario, poi non saremo soli in campo, quindi vediamo se riusciremo a mettere in pratica le nostre idee. A livello di organico c'è un attacco praticamente da rifondare e poi c'è la questione Brugman che è un po' il fiore all'occhiello, potrebbe esserlo in uscita, potrebbe arrivare un tesoretto proprio dalla cessione di Brugman, ecco, come gestirete questa situazione? Beh, è chiaro che Gas Brugman è il nostro capitano, un giocatore fondamentale per la squadra. Dovesse uscire Brugman, si cercherà un giocatore comunque con le sue caratteristiche, perché un organizzatore di gioco è per me fondamentale, quindi sicuramente un giocatore con quelle caratteristiche se dovesse uscire Brugman, però in questo momento è prematuro perché Gas c'è. Luciano Zauri di Pescina allena una squadra di riferimento della sua regione, ecco, anche un pensiero su questo aspetto. Ma per me è un onore essere qui, ma già aver messo la maglia del Pescara per me è stato già un onore anni fa. E sto continuando questo percorso, insomma, io sono partito a 12 anni da Pescina per andare a Bergamo, per cui per me tornare in patria e avere questa fortuna, questo onore è una cosa incredibile, quindi sono contentissimo e anche emozionato, quindi spero di giocarmela bene.